diamo inizio a questa rinnovata esperienza del corso biblico. Quest'anno la figura è Pietro, con la parrocchia di Pagnano faremo un percorso lungo l'anno attorno a questa figura e appunto iniziamo col corso biblico, quindi conoscere la figura di Pietro a partire dalla scrittura e poi andremo anche a Roma appunto a pregare sulla tomba, ma al di là di questo ci sarà proprio l'idea quella di condurre questo cammino con la parrocchia. Invece per tutti gli altri, benvenuti a casa Nicodemo, e questa è la prima serata appunto di queste sei. Che altro dire? Don Marco Bove lo conosciamo, una volta era parroco, adesso non lo è più, però continua a fare il prete, per cui siamo felici di averlo tra di noi e di donarci questa meditazione sulla figura di Pietro. Bene. Sì, come ha detto Don Roberto, appunto questo inizio del percorso e il tema, il titolo di questa sera, ovviamente essendo l'inizio del cammino sulla figura di Pietro, giustamente è la chiamata. Quindi, però appunto, essendo un corso biblico, a onor del vero bisogna dire che il brano che forse avete visto, indicato appunto per questa sera, del Vangelo di Luca, nel capitolo 5, non è l'unico racconto della chiamata di Pietro. Noi cerchiamo un po' nella scrittura, nei Vangeli in particolare, scopriamo che anzitutto Matteo e Marco ci raccontano la chiamata appunto di Pietro insieme alla chiamata di altri. Se avete in mente anche il titoletto di questi racconti di Marco e di Matteo, è la chiamata dei primi quattro discepoli, che sarebbero Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, due coppie di fratelli, così come ce li raccontano appunto questi due evangelisti. Luca, lo vedremo tra un istante, appunto in realtà lascia gli altri, i soci, così come li chiamerà, un po' più sullo sfondo e si concentra proprio in particolare sulla figura di Pietro, di Simone, lo vedremo, di Simone. E da ultimo anche Giovanni, l'evangelista Giovanni, che ci racconta la chiamata di Pietro nel primo capitolo, anche lui a suo modo, sottolineando in particolare che tutto nasce non direttamente da lui, da Simone Pietro, ma da suo fratello Andrea e da un altro discepolo, i quali erano in realtà discepoli di Giovanni il Battista. E Giovanni, vedendo passare Gesù, lo indica a tutti. Ricordate il famoso episodio, ecco l'agnello di Dio, e questi due discepoli, di cui uno è il fratello di Pietro, sentendolo parlare così, lo seguirono. E Gesù, il famoso episodio, chiede che cercate, venite e vedrete, rimasero con lui. Il racconto annota addirittura l'orario, erano circa le 4 del pomeriggio, e Andrea, tornando da questo incontro così speciale, il primo che incontra è suo fratello Simone, e gli dice: abbiamo incontrato, abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo appunto, e lo condusse da Gesù. Dunque appunto, perché parto da qui? Perché in realtà appunto noi di solito abbiamo in mente, come dire, una storia e l'unica possibilità di raccontarla. Non a caso i Vangeli sono quattro, e non a caso appunto ogni evangelista ci racconta dal suo punto di vista lo stesso evento, lo stesso itinerario. Ecco, ho voluto evocare, prima di entrare nel racconto dell'Evangelista Luca, della chiamata di Pietro, questi diversi racconti proprio per questo. Non per dire che ciascuno ha una sua verità, ma che una chiamata, la chiamata di Pietro,
non è mai riducibile semplicemente a un evento, a un fatto unico, sconvolgente. Probabilmente sono vere tutte, tre, tutte e quattro le, i racconti della chiamata di Pietro. Certamente ciascuno la racconta secondo il suo sguardo, secondo la sua prospettiva. Ecco, tutti noi siamo qui in questa sala, ma se qualcuno dicesse ma che cosa vedi su questo quadro? Io per esempio la mia prospettiva è molto, la vedo molto in modo parziale, chi è là in fondo vedrà forse degli aspetti, chi è più vicino lo vede, ecco, la stessa realtà. Dunque, ecco, direi che questa sera, mettendoci, come dire, in ascolto del cammino di Pietro, appunto chiediamo anche proprio questo, di metterci davvero in ascolto di quello che anche Pietro ha vissuto, che probabilmente appunto è iniziato forse attraverso suo fratello Andrea, sicuramente sulla riva del lago di Tiberiade, come ascolteremo. Ma soprattutto direi che ogni volta che ci mettiamo in ascolto della parola chiediamo proprio allo Spirito, che è davvero l'autore della parola, di aprirci il cuore e la mente per metterci davvero in ascolto, e idealmente ci mettiamo anche in dialogo con Pietro. Anche lui chiediamo ma com'è andata, che cosa è successo. E nell'episodio che tra poco appunto leggeremo insieme, che cosa è successo dentro di te, al di là di quello che Luca l'Evangelista ci racconterà? Quali pensieri, quali sentimenti, quali sorprese hai vissuto? Ecco, quasi realmente mettendoci un po' in dialogo con Pietro. E allora, appunto, invocando lo Spirito e dialogando con Pietro, ci mettiamo in ascolto di Luca, capitolo 5, versetti 1-11. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, questo è il racconto che ci fa l'Evangelista Luca, e la prima cosa che notiamo è il contesto in cui Luca ci racconta la chiamata di Pietro. È anzitutto un contesto molto ampio, e cioè appunto ci troviamo sulla riva del lago di Genesaret e il primo protagonista è questa folla, non è nemmeno Gesù, una grande folla che fa ressa attorno al Signore.
faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Ecco, mi sembra una quasi un'icona, quasi un'immagine che ci fa entrare in questa chiamata. Una folla di cui Simone il pescatore non fa parte. Mentre tutti questi cercano la parola di Dio e la cercano appunto da Gesù, e questa scena dice appunto che è un desiderio forte. Chi in realtà da questa parola è chiamato, è toccato, è in particolare Simone, che nemmeno cercava di ascoltare questa parola. Dunque, quello che anzitutto ci dice Luca è che questo momento della vita di Pietro non è, almeno inizialmente, almeno apparentemente, cercato, voluto, costruito da Pietro. Si trova lì. Se questo è il contesto appunto di questa folla che fa ressa e appunto di questo protagonista che insieme alla folla è forse questa parola, questa folla che fa ressa per ascoltare la parola di Dio, ecco che questo costituisce un espediente, cioè l'occasione che si crea perché in qualche modo appunto il nostro eroe, Simone il pescatore, venga coinvolto in questa scena. Tant'è vero che Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Non sappiamo chi sono questi pescatori, lo sappiamo, come ho detto prima, dagli altri Vangeli. E alla fine c'erano Giovanni, Giacomo, figli di Zebedeo, erano soci di Simone. Ci sarebbe anche suo fratello, non viene menzionato. Bene, mentre questi sono appunto coloro che sono sulla riva, ecco che Gesù prende l'iniziativa, salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Un elemento importante che qui raccogliamo da questo racconto è appunto il fatto che è Gesù che fa il primo passo, che prende l'iniziativa. E questo è un elemento importante perché nei racconti di chiamata è una costante in quasi tutti i racconti, appunto non solo nel Nuovo Testamento ma anche nell'Antico Testamento. C'è qualcosa che crea una situazione, un evento che apparentemente sembra marginale e che poi diventa decisivo. Potremmo citarne tantissimi di racconti, anche ne cito uno perché è abbastanza famoso e forse ce l'abbiamo in mente tutti. Non so se ricordate la chiamata di Mosè nel libro dell'Esodo, al capitolo 3. L'espediente, l'occasione, che cos'è? Un arbusto che sta bruciando, il roveto ardente. E che cosa succede? Ma Mosè stava facendosi gli affari suoi, stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero. Ma è attirato da questa fiamma, il fuoco che rappresenta la presenza stessa di Dio. Ed ecco che quella voce gli dice: Mosè, appunto, fermati, togliti i sandali, il suolo che tu stai calpestando una terra sacra. Ecco questa voce che poi lo chiama subito dopo, appunto, al cammino che sarà di liberazione, all'esodo. Dunque un Dio che prende l'iniziativa, e nel racconto della chiamata di Pietro è la stessa cosa. Sei tu, Signore, che fai il primo passo, che mi vieni a cercare. Anche quando ti sto cercando io, in realtà tu sei già uscito per venirmi incontro. E
L'altro elemento, appunto, è che il contesto, così come ce lo racconta Luca, è un contesto, noi oggi diremmo, feriale. È un giorno speciale? È un momento particolare? C'è qualche fatto straordinario? No. È un giorno qualsiasi, è un giorno normale. E cosa stanno facendo questi uomini? Una cosa assolutamente normale, che facevano tutti i giorni. Finita la pesca, normalmente di notte, i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Un'operazione straordinaria, un'operazione assolutamente ordinaria. Potremmo dire stava lavando i piatti, no? Se dovessimo parafrasare questo racconto, stava lavando i piatti. Cioè, come a dire, appunto, che l'altro elemento di contesto è la vita quotidiana, la normalità. Perché lavavano le reti? Perché, appunto, al termine della pesca, noi sappiamo, ce lo dice subito dopo proprio Simone il pescatore, avevano pescato tutta la notte e probabilmente in quella rete si era impigliato un po' di tutto. Cosa c'era da lavare? Non è che la dovevano appunto mettere in centrifuga, ma evidentemente ripulivano le reti di alghe, di quello che non c'entrava niente, per averle pronte per il giorno dopo. Dunque è Dio che prende l'iniziativa, ma l'elemento di contesto è ancora questo, cioè un giorno normale, un giorno feriale, in cui questi uomini stanno facendo il loro lavoro quotidiano. Che giorno sceglie Dio per chiamare? Che momento decide come decisivo per noi? Quello della nostra vita quotidiana, quello della normalità. Per Pietro è così, ma credo anche per tutti noi. E l'altra cosa che ci colpisce è, lo dico ancora una volta con un po' di ironia, Gesù sembra che non chieda il permesso. Ci dice Luca che i pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù vede queste barche accostate alla riva, salì in una barca. Ma scusa, cioè, voglio dire, un po' di educazione, mica è tua. E per un istante mi piace immaginare la faccia di Pietro. Ma chi è questo? Ma che cosa vuole? Ma chi gli ha dato il permesso? Sapete, da uno che poi ci tiene alle sue cose e comanda. Scendi subito di lì, no? La prima cosa. E invece questo Gesù che prende l'iniziativa senza chiedere il permesso, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Mi immagino ancora la faccia di Pietro, chissà che voglia ci aveva, perché ce lo dirà subito dopo. Avevano lavorato tutta la notte, tra l'altro era andata male per di più, quindi sicuramente era di buon umore e sicuramente la cosa che stava pensando era quella di andarsene a casa a dormire, perché erano stanchi. Forse Pietro era anche un po', noi diremmo, incavolato, se è andata male, va bene, insomma, qualche volta va male. Mettiamo a posto e ce ne andiamo a casa. È questo che salta fuori, ti salta nella barca, tu non ti chiede niente e probabilmente con bei modi, no? Lo pregò di scostarsi un poco da terra. Insisto su questi aspetti proprio perché mi sembra importante entrare davvero nelle vicende, anche nel cuore. Ci siamo interrogati all'inizio dicendo: ma Pietro, ma cosa hai vissuto? Cosa ricordi di quel momento? Quanto eri pronto, eri disposto a una chiamata? E Pietro ci risponde: ma neanche un po'. Era proprio il giorno più sbagliato, era proprio il momento che noi non avremmo scelto. Un momento di stanchezza, di frustrazione. E che cosa chiede Gesù? Una cosa particolarmente difficile.
No, francamente no. Magari una cosa che non ci aspettiamo. Pietro non si aspettava una cosa del genere. Gli avessero detto 5 minuti prima, cosa fai tra un po'? Vado a casa a dormire, vado a riposare. Ecco, anche qualcosa che evidentemente non entra nei nostri programmi. Una chiamata, la chiamata del Signore, non è qualcosa che programmiamo noi, ma è qualcosa che viene dalla sua sovrana libertà nei nostri confronti, nei confronti dell'uomo. E che cosa chiede? Dicevo appunto una cosa semplice, una cosa alla portata di Pietro, quel passo possibile. Ecco, l'altro elemento importante è questo, e cioè che il Signore sa a che punto siamo del nostro cammino e sa che cosa può chiederci, la misura delle nostre capacità, delle nostre possibilità. A uno che tutti i giorni sta ore, no? Noi diremmo in mare, in realtà appunto è un lago quello di Genesaret, che sa muovere e gestire la barca con grande facilità, chiedere di spostarsi un pochettino dalla riva perché questo rabbi un po' impertinente che mi è saltato sulla barca possa parlare a questa folla, vabbè, insomma, sì, è un fuori programma, non ne ho molta voglia, non me l'aspettavo, però posso farlo. Ecco, quel passo possibile, il Signore ci chiede un passo possibile, il primo passo. Ma questo espediente, lo abbiamo già capito, diventa l'occasione, a differenza della folla, come abbiamo detto all'inizio, per Simone il pescatore di ascoltare la parola che questo maestro, questo rabbi, avrebbe rivolto alla folla. Pietro non sarebbe certo rimasto lì, lo ripeto ancora, se ne sarebbe andato per i fatti suoi, stanco e un po' arrabbiato. Anche da qui io ricavo un altro elemento, cioè che il Signore ha molta fantasia, si immagina, si inventa sempre il modo giusto perché possiamo ascoltare la sua parola. Mentre una folla intera, faressa, l'unico a cui non gliene importa un bel niente, si trova, noi diremmo, incastrato. E però questo, se pensiamo a certi momenti della nostra vita, a certe chiamate anche nostre, forse non sempre, però qualche volta forse è andata proprio così. Proprio non ci avevo voglia, ma dai, vieni anche tu. No. E poi dopo c'è stato importante, è accaduto qualcosa, un incontro, una parola, qualcosa che in realtà non avevamo deciso noi, anzi avremmo evitato, ma è ciò di cui il Signore si è servito appunto per chiamarci, per attirarci a sé, per farci fare un primo passo, un passo importante. Dunque, la scena. Pietro, che tiene un po' la barca ferma, questo maestro che parla e che forse piano piano coinvolge anche questo ascoltatore, suo malgrado. Bene, ha finito. Ce ne andiamo a casa, eh? Quando ebbe finito di parlare, ecco che ci immaginiamo Pietro che dice adesso, no, un altro fuori programma. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Se notate appunto questo passaggio dal singolare al plurale, no? Si rivolge a Pietro e gli dice, prendi il largo. E poi il plurale, gettate le reti. Probabilmente Pietro non era da solo, c'erano appunto gli altri soci, forse suo fratello Andrea,
probabilmente erano in due. Ma vedete che appunto Luca non ce ne parla, lo sappiamo dagli altri evangelisti, quindi probabilmente è il modo che Luca ha di raccontare, sta mettendo il focus, l'attenzione in particolare su Pietro, su Simone. Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Voi sapete che questa espressione fu usata da Giovanni Paolo II. Sì. In latino, una volta la scrittura veniva tradotta e citata in latino, duc in altum, no? Vai al largo, prendi il largo. L'altra traduzione possibile è vai nel profondo. Perché? Perché evidentemente, essendo uno specchio d'acqua, un lago, vai al largo vuol dire vai dove è profondo. E questa possibile traduzione ci permette anche di far dire al Vangelo qualcosa di più, e cioè in certi momenti appunto una chiamata accade quando sei disposto a scendere più in profondità, a non fermarti in superficie, appunto a prendere il largo, a scostarti dalla riva delle tue sicurezze, delle tue certezze, delle tue misure. Vai in profondità, vai al largo, allontanati. È una sfida, evidentemente, di un invito che contiene anche, usando questa possibile traduzione, appunto, anche questo invito. Gettate le vostre reti per la pesca. Ho caricato un po', forse ho caricaturato un po' la figura di Simone, appunto, e il suo stato d'animo. A questo punto, Simone cosa potrebbe rispondere? Ma vai a quel paese, cioè, basta, adesso basta, no? Lasciami andare a casa, dai. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Ma sulla tua parola getterò le reti. Perché mi fermo un po' su queste parole? Perché tra le righe che cosa sta dicendo Simone? Ma che diavolo mi stai chiedendo? Guarda, ti ho ascoltato parlare, c'è un po' sonno, bello, bravo, parli bene, però ascoltami un po', cioè tu sarai un rapi, ma io sono un pescatore, uffele fatto a me stesso, noi diciamo a Milano, sì. Cioè, ecco, ciascuno sa della sua arte, sa, guarda che di giorno non si pesca niente, ma proprio niente, cioè la pesca notturna, voi sapete, no? Probabilmente con una luce che attira un po' i pesci, niente, abbiamo faticato, sentiamo anche davvero la stanchezza, e lo dicevo prima, la frustrazione, il senso di vuoto, le reti vuote, no? Anche qua probabilmente, sia da un punto di vista professionale, Pietro non è molto felice, ecco. Ma queste reti vuote le possiamo ancora una volta paragonare a tante nostre situazioni, a tante reti della nostra vita, le reti del nostro mondo affettivo, relazionale, professionale, familiare, quando siamo proprio molto molto contenti, no? E ti senti proprio con le reti vuote, non solo, ma anche con la fatica. Perché vuol dire che ci hai messo impegno, c'erano delle aspettative su quella persona, su quella cosa, l'avevo costruita così bene, ci speravo. Ecco, le tante reti vuote della nostra esistenza. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Uguale? Lascia perdere, non è proprio il caso. E invece alla fine Simone il pescatore, appunto, che sa benissimo che di giorno non si prende niente, quante cose sappiamo molto bene, eh? E gliele spieghiamo al Signore, guarda, cioè, tu non sei qui del lago, si capisce dall'accento, cioè,
le cose che succedono sulla terra noi le sappiamo molto bene, te le spieghiamo, anche la nostra preghiera spesso è così. Signore, adesso ti spiego come vanno le cose qui da noi, perché tu non lo sai, no? E ti dico anche cosa dovresti fare per mettere un po' a posto le cose, no? Sia fatta la mia volontà come in cielo così in terra, e tu poveretto sei un po' anziano, quindi lo sappiamo noi, come si pesca, quando si pesca, cosa si porta a casa o no. Ma la risposta finale di Simone il pescatore ci sorprende un po'. Ma sulla tua parola getterò le reti. Bello. Ecco Pietro che si fida, no? Avete presente, no? Sulla tua parola. Ma è proprio così? Ma è proprio tutta fiducia questa? A me non convince questa risposta di Simone, perché se è vero che questo è il suo stato d'animo, io la interpreterei così, non so se è corretto. Signore, ascolta, io adesso vado, mi immagino già tutti i miei soci là sulla riga, Simone si è preso un colpo di sole, scemo, sta uscendo a pescare adesso, ma che sta facendo? Ma è scemo, no? Io vado, faccio come hai detto tu, lo faccio perché l'hai detto tu, ma la figura da scemo la fai tu, va bene? Ok? Siamo d'accordo. Io lo faccio perché me l'hai detto tu, ma sulla tua parola, cioè l'ha detto lui, non sono io. L'ambivalenza delle nostre risposte. Non voglio fare troppe scene. Dico che in questa risposta c'è molta ambiguità. E dal mio punto di vista non molta fede. Io lo faccio, Quante volte facciamo così? Io lo faccio, fatto. Quanto ci credevi? Zero. Zero. Lo faccio sulla tua parola. Quella parola che appunto la folla era venuta ad ascoltare, quella parola che aveva sentito anche lui, anche Simone il pescatore, quella parola che forse non l'aveva convinto, che non ci ha del tutto convinto. Quante cose facciamo senza fede? Fecero così, ancora il plurale, evidentemente Simone il pescatore non è da solo, e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a quasi a farle affondare. Luca spende parecchie parole su questa scena un po' centrale, questa pesca sorprendente, la sorpresa, già molto di più di quello che si poteva immaginare. Spesso, anche questo è un altro elemento importante, la sovrabbondanza è il segno dell'azione di Dio. Molto di più di quello che potevamo aspettarci, molto di più di quello che evidentemente ci abbiamo messo noi. Due barche piene che quasi affondavano. Forse la descrizione è un po' generosa, beh, però fecero cenno agli altri. Anche questo elemento appunto della sovrabbondanza, su cui appunto Luca insiste parecchio, dice appunto che, come in altri racconti, Dio sta operando. Non so se possiamo fare qualche altro esempio, la moltiplicazione dei pani. Mangiano in 5.000 con 5 pani e 2 pesci e portano via 12 ceste, la prima, 7 ceste, la seconda. Già, che esagerazione, addirittura avanza, sì, appunto, non solo una grande folla è sfamata, ma addirittura ne avanza, ecco, il segno della sovrabbondanza, ciò che Giobbe riceverà alla fine è molto di più di quello che inizialmente aveva perduto.
un segno, nonostante la sfiducia, nonostante l'ambiguità di questa risposta sulla tua parola, lo faccio perché lo dici tu, ma in fondo non ci credo, è in realtà appunto il segno di una sovrabbondanza. Al vedere questo, e anche questa è un'altra cosa molto interessante, la reazione di Simone. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Primo elemento, appunto, che questo Simone comincia a diventare Simon Pietro. Qualcosa sta cambiando. Voi sapete che nel linguaggio biblico il nome indica l'identità della persona, indica le sue caratteristiche fondamentali. Pietro comincia a cambiare, qualcosa comincia a cambiare in lui. Davanti a questo segno della sovrabbondanza, segno che Dio sta operando qualche cosa nella sua vita, la reazione è appunto non solo la sorpresa, lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù. E che cosa dice? Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ma come sei un peccatore? Non hai appena ubbidito sulla parola del Maestro? Eh no. Pietro sa benissimo che cosa ha fatto e perché l'ha fatto. Signore, io sono un peccatore, nel senso appunto di uno. Non ti avrei dato 5 lire. Ecco, anche questa reazione svela il cuore di Simone e il nostro cuore. Davanti alla sovrabbondanza di Dio, ecco che le nostre resistenze, la nostra poca fede, viene in qualche modo rivelata. E in questo Pietro è onesto con se stesso e con il Signore. Signore, allontanati da me. Sono un peccatore e il segno più evidente è che appunto io non ho avuto fiducia e tu mi hai dato un segno ben più grande di quello che io potevo immaginare. Ma se questa è la reazione, proprio perché appunto sicuramente in quella risposta non c'era molta fede, la risposta finale di Gesù è altrettanto sorprendente. Lo stupore è di Pietro, di Simon Pietro, ma oltre che il suo, anche quello di tutti i suoi compagni. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Ecco che anche loro entrano in scena. Ma dicevo appunto la risposta finale di Gesù. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai il pescatore di uomini. Anche questa risposta è molto bella. Se da una parte Simone non aveva avuto forse tutta questa fiducia nel Signore, e forse era stata più una sfida, un azzardo, getto le reti per dimostrarti che non ha senso quello che mi stai chiedendo. Lo faccio. In realtà, appunto, ancora una volta, è il Signore che ha fiducia in noi, quando noi non abbiamo fiducia in Lui. Noi non abbiamo fede in Lui, Lui ha fede in noi.
se vogliamo dirlo con un gioco di parole. Lui che conosce bene il cuore di Simone, il nostro cuore, e però usa un'espressione strana, non temere. Non temere cosa? Perché non temere? Che cosa non deve temere? In realtà questo momento, la chiamata di Simone, coincide anche con una rivelazione, con una scoperta. Non che il Signore sa fare i miracoli, ma questa non è la scoperta. Simone scopre una cosa ben più importante e anche più faticosa. Scopre la propria piccolezza, scopre le proprie contraddizioni, scopre il proprio limite, la propria poca fede. Simone è davanti a se stesso. E evidentemente quel grido, allontanati da me, sono un peccatore, appunto, dice il senso di indegnità che sentiamo, che sente Simone in una situazione così, non sono degno di starti vicino, non vorrei sporcarti, contaminarti, allontanati da me. Tu sei davvero un rabbi, un maestro, io sono l'ultimo. Ecco, il senso della propria povertà, del proprio limite, delle proprie contraddizioni. Non sono degno. Stai lontano da me. E Gesù che ci risponde, che risponde a Simone e a noi, non avere paura della tua piccolezza, della tua fragilità, delle tue contraddizioni, del tuo peccato. Questo è un altro elemento fondamentale della chiamata. Il Signore ci chiama così come siamo. Ci viene a prendere là dove siamo. Non dove dovremmo essere, dove avremmo dovuto essere. No. Simone è chiamato lì, dalla riva del lago, con le sue contraddizioni, con le sue stanchezze, con la sua poca fede. Eppure il Signore ci dà fiducia, gli dà fiducia. Non temere, non avere paura di ciò che riconosci in te come fragile, come povero, come ancora incompiuto. Al Signore andiamo bene così. O meglio, la chiamata ci coglie come il primo passo di un cammino che Lui stesso ci condurrà a fare. E quello che accadrà a Simone, a Simon Pietro, sarà appunto un lungo cammino di cui questo è solo l'inizio. Il tema, il titolo di questo percorso biblico che ha appunto Pietro come protagonista, lo evoca proprio così, da pescatore a papa, che ci lascia intravedere davvero quello che questa sera noi stiamo vedendo insieme come il primo passo, questa iniziativa che il Signore prende, inventandosi, costringendo Simone il pescatore ad ascoltare una parola che lui nemmeno si immaginava, appunto, quel giorno di ascoltare. E poi queste parole, questo anticipo della sua vocazione, non temere appunto le tue contraddizioni, il tuo peccato. D'ora in poi, è un vero e proprio indizio, d'ora in poi, questa è una svolta. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Bello, quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma anche qua mi sono fatto una domanda. Ma il nostro povero Simone cosa avrà capito? D'ora in poi sarai pescatore di uomini. Pescatore è il mio ramo. Di uomini? Cosa vuol dire? Cosa avrà capito Pietro?
cosa avrà immaginato. Certo, Luca ci dice appunto che e tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, mi fermo anche su quest'ultimo particolare perché tante volte appunto una chiamata è il primo passo, è una prima indicazione. Pietro non ha ancora capito nulla. Ha capito che di questo maestro ci si può fidare. Ha capito davvero che lo chiama, lo ama così com'è. E questo è decisivo, sentirci conosciuti, chiamati per nome, anche se poi il nostro nome cambia, cambierà. Seguire Gesù non lascia le cose come prima, ci cambia profondamente. E la chiamata è un inizio, un incipit, un primo passo. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. È come se Gesù prendesse quella parte di noi che ci rassicura, che conosciamo, pescatore, per farci fare un passo oltre, pescatore di uomini. Che cosa vuol dire? Pietro non lo sa. Pietro lo capirà solo molto più avanti. Eppure questa cosa per lui è sufficiente. Ecco, io credo che anche per noi tante cose noi non le sappiamo, non le possiamo comprendere, se non mettendoci in cammino, se non mettendoci dietro a Gesù, se non cominciando ad essere discepoli. Ecco, io credo che l'altra cosa importante è questa, e cioè non che Gesù parla per enigmi, ma che effettivamente capire dove il Signore ci sta conducendo e qual è un po' la nostra chiamata, come appunto lo è per Pietro, questo è possibile solo se corriamo il rischio dell'essere discepoli, cioè se ci mettiamo a seguire Gesù. E allora i fantasmi o i sogni, le ipotesi, queste svaniscono e la realtà, il cammino semplice, quotidiano, dietro a questo maestro, allora ci rivela piano piano che cosa vuol dire. Signore, tu fammi capire, mettiamo giù un contratto chiaro e poi io firmo e vediamo, no? Non è così. Il Signore ci chiede di fidarci come Lui si è fidato di noi. Il rischio lo corre Lui con noi. Per questo anche noi possiamo correre il rischio con Lui. Di rispondere a questa chiamata e di metterci in cammino. Pietro appunto tante cose le capirà solo strada facendo, ma questa è la legge fondamentale del discepolato. Non che c'è un contratto poco chiaro che poi solo piano piano scopri che è appunto pieno di clausole e di fregature, ma il cammino dietro al Signore si svela solo progressivamente. E appunto la battuta finale, e tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Il verbo fondamentale è appunto l'ultimo, lo seguirono. La chiamata non è a fare qualcosa, ma a seguire qualcuno. Cosa c'è da fare? C'è da fare niente, vieni con me. Seguire lui, lo seguirono. E la condizione è appunto, non il prezzo da pagare, la condizione per seguire Gesù è lasciare le sicurezze, lasciare non qualche cosa di sbagliato. Tante volte appunto noi abbiamo l'idea che quello che qui c'è scritto, appunto lasciare tutto, è perché devi lasciare da parte le cose negative della tua vita. No, non c'è niente di negativo, c'è un passo oltre. Ecco,
fino ad oggi, questo è stato il tuo cammino, è stata la tua vita, e ora Simone sei invitato non a buttar via il passato, a rinnegarlo, ma a fare un passo in più. E quel lasciare, appunto, non è il prezzo da pagare, ma la condizione per seguire il Signore. La sua chiamata racchiude la chiamata di ogni discepolo, anche se poi per ciascuno di noi, per ogni discepolo, evidentemente, che cosa vuol dire essere pescatore di uomini? Significa una cosa assolutamente personale e singolare. E ancora una volta, appunto, se è vero che tutti hanno partecipato a questa pesca, la chiamata è singolare, è solo per lui. E questa è la sottolineatura, appunto, e concludo, che ci ricollega all'inizio, come Luca ci racconta, a differenza di Marco e di Matteo, la chiamata di Pietro, ce la racconta appunto in modo singolare. Tutti poi evidentemente lo hanno seguito, anche Andrea suo fratello, anche Giacomo e Giovanni. Ma questo per dire che effettivamente poi, se tutti hanno fatto questa esperienza, ed è vero, di questa pesca straordinaria, la chiamata è appunto per tutti e per ciascuno. Tutti sono chiamati evidentemente a diventare discepoli del Signore, ma per ciascuno di noi il Signore ha un'attenzione unica e speciale. Tu sei unico, tu sei prezioso. Ecco, credo che questo sia l'elemento che raccogliamo. È la chiamata di Simone il pescatore, che qui per la prima volta comincia a essere chiamato Pietro. Ecco, mi sembra che questi elementi, questi ingredienti, questo racconto di Luca ci dice dal suo punto di vista qual è stata l'esperienza di quel giorno. Un giorno davvero normale, normalissimo, un giorno feriale abbiamo detto, ma un giorno speciale. Il giorno in cui il Signore mette il piede sulla sua barca, nella barca della nostra vita, e ci chiede di scostarci un poco da terra, di fare quel pezzettino che a noi è possibile. Ma questo appunto è il modo con cui lui viene, ci prende per mano e ci conduce là dove lui sa ci sta conducendo. La sua chiamata, la chiamata di Simone, rappresenta, come dicevo, le nostre chiamate, uniche, singolari e tante volte anche normali, dove però appunto qualche segno il Signore ce lo dà, il segno della sua presenza e il segno della sua sovrabbondanza. Ecco, ci fermiamo qui e direi più che sufficiente. Ecco, non so se c'è appunto qualche domanda, qualche anche ulteriore riflessione che può arricchire anche il nostro incontro questa sera, appunto sapendo che, essendo un itinerario, poi di cose a Pietro ne sono capitate tante altre, ci sono altri 5 appuntamenti, quindi potete fare altri, ecco, però se qualcuno vuole eventualmente, già questa sera ci diamo magari qualche minuto di tempo. Questa cosa dici? Va bene. Cioè questo sì, quello che c'era prima, non c'era poco, ma
Questo è il primo incontro che Gesù fa con Pietro, giusto? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Allora, cioè, come si fa a ricevere? Mi ha fatto specie questa cosa nella descrizione, che lui già sapeva che si chiamava Simone, ma non l'aveva mai visto. Cioè, come il Signore magari sa di noi molte cose di quello che noi pensiamo che lui sappia. Sembra un gioco di parole. Non l'aveva mai visto, poteva chiamarsi Girolamo, sì. Antonio. Non so se usava. Sì, sì. C'è un famoso salmo, appunto, il Salmo 139, che inizia proprio così: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Quel conoscere, appunto, sapere il nome, vuol dire, come stai dicendo tu, appunto, che in realtà è sorprendente che appunto prendi il largo. Però qui dal racconto sembrerebbe appunto che non lo chiama mai per nome. Disse a Simone: prendi il largo, per cui diciamo che non usa mai il suo nome, ma lo conosce molto bene. Questa cosa sicuramente è importante, cioè davvero, come dicevamo prima, Signore, tu sai a che punto sono del mio cammino, sai quali sono i passi che ho fatto, quelli che non ho ancora fatto, quelli che ho paura di fare. Ecco, credo che in questo mi sembra davvero molto bello, da una parte il Signore rispetta un po' il punto in cui siamo, non chiede a Simone, non chiede a noi qualche cosa di impossibile, però quello che ci chiede è qualche cosa di importante, qualche cosa che in quel momento è possibile. Poi magari non vogliamo farlo, non siamo d'accordo, non ci sembra la cosa più intelligente, ecco. Tante volte capita, appunto, voltandoci indietro e solo retrospettivamente di capire l'importanza di alcune cose. Magari le capiamo da adulti, magari le capiamo perché ne abbiamo visto le conseguenze, ecco, ma così come in negativo, tante cose, se avessimo immaginato le conseguenze, non le avremmo fatte. In questo caso però stiamo riflettendo, stiamo meditando insieme su un racconto di chiamata, e quindi, ecco, credo che quel senso di fiducia che però non viene subito. Vorrei scomodare un altro racconto importante di chiamata, l'Annunciazione. Anche Maria, ma allora Maria disse, ecco, sì, ma mica l'ha detto subito Maria, eccomi, Non so se vi ricordate bene, anche sempre il Vangelo di Luca. Allora Maria disse, com'è possibile? Cioè, allora Maria rimase turbata. Rallegrati Maria, no? La nuova traduzione, il Signore è con te. A quelle parole ella, che rallegrati, rimase turbata. Si chiedeva che senso avesse un saluto come questo. E l'angelo, no? Non temere Maria. Cioè, anche questo è un, come dire, un dialogo bellissimo. Maria è una donna molto concreta, con i piedi per terra, ha dei sentimenti, ha delle emozioni. Maria non capisce il senso. Quante volte anche noi non abbiamo capito il senso. Ma cosa mi chiedi di gettare le reti? Ma cosa vuol dire che il Signore è con te? E poi non è possibile gettare le reti, ma non conosco un uomo, ma cosa stai dicendo? Voi sapete che tecnicamente vuol dire che era semplicemente l'accordo tra due famiglie. Cioè, Maria e Giuseppe erano a casa loro, erano poco più che ragazzini. Cioè, cosa stai dicendo? Ecco, nei racconti di chiamata ci sono davvero questi elementi molto, che ritornano molto spesso, che dicono anche un po', che identificano un po' la cosa. L'ultima cosa che a me, mentre parlava, lei mi ha avuto in mente l'episodio di Simone di Cirene, quando diceva appunto che Pietro è stato messo in mezzo in un momento in cui tutto si aspettava, tutto voleva, fuorché essere messo in mezzo. Anche Simone di Cirene, cioè, si aspettava di andare a casa sua,
stanco morto, devo portare la croce pesantissima di uno che manco conosco. Sono già sfiancato da una giornata di lavoro massacrante nei campi. Sì, sì, c'è un'analogia. È cambiata anche la storia per tutte e due, penso. Sì, sì. Sì, sì, anche questo è un altro elemento che dice la casualità. Mentre per noi tante cose sono casuali, appunto, tu hai citato Simone di Cirene, casualmente lo stesso nome, appunto. Però in realtà è proprio così, quando evidentemente nella nostra vita, non in modo straordinario, ma nell'ordinarietà, il Signore passa e ci chiede quel piccolo passo possibile a noi, che è sempre un passo di fiducia. E di solito, appunto, abbiamo buoni motivi per dire no, non ha senso, non c'entra niente, no? E tante volte, appunto, il buon senso non coincide con la buona notizia. Ecco, il nostro buon senso tante volte, appunto, è ciò che nasconde la nostra poca fede. Ecco. Che non vuol dire fare cose insensate, fare delle cose di cui non sempre cogliamo il senso. Si chiedeva che senso avesse. Vuol dire che non aveva capito che senso aveva. È possibile che ci sono un faccia centro quando faccio queste chiamate, nel senso che uno può rispondere no, oppure, cioè, nel senso, il Signore ha bisogno di ritornare più volte, cioè come succede? Non sarà mica tutti, per tutti, cioè non tutti siamo chiamati a parte, o comunque non tutti siamo chiamati a un'esperienza così forte, insomma. Sì, tutti siamo chiamati, poi i modi, i tempi sono diversi per ciascuno, appunto. Luca, ripeto, sottolinea la singolarità, anche se poi erano probabilmente in quattro, come dicevano gli altri evangelisti, no? Però io credo che... perché noi sappiamo già come va a finire, no? Che Pietro diventa Pietro, ma l'importante è che Pietro diventi Pietro, io Marco, Don Roberto Roberto, appunto. Io credo che... Ma il Signore, come dire, ritorna, insiste fino a che uno non accetta. Io non riesco a capire questa cosa. Sì, cioè, se il Vangelo ci vuole dire anche questa cosa. Sì, beh, questo è un tema molto più ampio, cioè appunto il tema della vocazione cristiana, della chiamata, appunto. In realtà la vocazione non è a fare qualcosa, come dicevamo, ma a seguire qualcuno. Ritorno a chiamare e a vivere secondo il Vangelo, non a fare questa cosa. Poi quello che c'è da fare è sempre un mix tra la libertà umana e la chiamata divina, ecco. Per cui bisognerebbe entrare nel merito di molte altre cose, ma la chiamata è per tutti ed è per tutti la stessa, seguire Gesù. Per cui il Signore viene e torna tutte le volte che serve, 70 volte 7 se serve, no? A invitarci a seguirlo, non a fare questa cosa. Finché non ci ha piegato, ma come tante volte, appunto, è frutto anche della nostra libertà, del nostro discernimento. Non dico che una cosa vale l'altra, tante vocazioni sono effettivamente diverse, ma è sempre seguire Gesù. È vivere secondo il cammino di Gesù. Questa è la chiamata. È la stessa per tutti, uguale. Che uno faccia il Papa o che faccia la casalinga, è uguale. Dal punto di vista è assolutamente uguale. Adesso, no, no.
dal punto di vista del cammino è uguale. Uno può fare la suora in portineria e diventare santa, Bachita, non so se sapete, una ex schiava canossiana, che poi entra nelle suore canossiane, non ha fatto niente, ha fatto la portinaia, non aveva imparato neanche l'italiano, ma il dialetto veneto, cioè, santa, sì, cioè, sembra un paradosso detto così, ma dal punto di vista di Dio, lei stessa, uguale, ciascuno dal punto in cui è chiamato a fare un passo verso Gesù, quel passo possibile, non a fare quella cosa. Poi ci sono delle vocazioni, delle chiamate che io riconosco strada facendo e che appunto specificano meglio questo mio vivere secondo il Vangelo seguendo Gesù. Si specificano in azioni concrete, in scelte concrete, ecco, vocazioni classiche del missionario, certo, sono diverse, ma non ci sono vocazioni di serie A, di serie B. Se uno ha fatto il Papa, allora vuol dire che... No, a parte Pugaretto chi fa il Papa, ma voglio dire, fai bene quello che sei tu, va benissimo. E non è meno importante o più importante, sono pesi più grossi o diversi, ecco, pesi diversi. Ma spesso Gesù ci dice non temere, quante volte l'ha detto? Eh sì, perché? Perché conosce il nostro cuore. Sì, la nostra debolezza e... Ma a lui la nostra debolezza non fa paura. No, a noi sì. Ci fa paura, ci confonde. Non ci sentiamo adeguati. Il senso di inadeguatezza, appunto, è un autogol. Anche perché noi ragioniamo sempre al contrario, cioè pensiamo che il Signore ci chiama, ci sceglie perché siamo i più belli e i più santi, da qui al Medio Oriente, eccomi qua, sono io, beh, quello il Signore mi chiama a me, perché sono... Ma cosa hai capito? Non ti chiama perché sei il più santo, ma perché se non ti chiama ti perdi. Voi sapete come fa la maestra, no? Che tiene più vicini, li tiene davanti, no? E di solito chi sono quelli più vicini? Al Signore, no? Le persone consacrate, quindi, perché sennò si perdono più facilmente. Almeno io lo penso così, se no, quelli più vicini, no, al maestro o alla maestra sono quelli più pericolosi, se no. Ma davvero, cioè, e tutte le volte che uno fa l'esperienza, appunto, allontanati da me che sono un peccatore, ma Pietro ci sta male, ma io mi rendo conto, cioè effettivamente, no, questo grido che viene da Pietro è tutte le volte che appunto noi facciamo i conti con noi stessi. Detto, è uscito spesso... fuori, pianse amaramente. Sì. Perché spesso ci giudichiamo, ma il Signore non ci giudica. E quello che a noi sembra il motivo per cui sarebbe meglio lasciar perdere, Signore, guarda, ho capito, lascia perdere, no? Per lui invece diventa, allora, Pietro, mi ami più di tutti gli altri? Ti ricordi? Cosa mi avevi detto? Se anche tutti ti tradissero... Eccoci qua, Pietro. È finito, lo spettacolo è finito. Allora, sei ancora convinto di essere il più bello di tutti? Pietro, mi ami più di tutti? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. No, sapete quel gioco, no? Tra mi ami e Pietro che risponde ti voglio bene. Per tre volte, no? Pietro rimase addolorato, sempre il nostro amico Pietro. Che per la terza volta Pietro è... Bello, due, no, tre volte capisce e dice, ecco. E
proprio per questo. Che Pietro e noi come lui e con lui crediamo che il Signore ci sceglie perché siamo davvero eccezionali. Poi quando capiamo che non è così, diciamo, allora Signore, ti sei sbagliato. Ma no, non mi sono sbagliato. Sapevo benissimo chi ero. Tu sapevi chi ero e mi hai chiamato? Certo. Perché questa chiamata fosse un tuo cammino di crescita e di maturazione. E già nella chiamata c'è questa iniziale scoperta. Pietro, hai capito chi sei? L'hai visto? Bene, ecco, vieni. Non avere paura. Non avere paura del tuo limite, della tua contraddizione, del tuo essere peccatore. Dove peccatore, cosa aveva fatto Pietro di male? Sono un peccatore. Non ho fatto dei peccati, sono. Che dice una parte... come dire, che Pietro riconosce in sé, non ha detto ho fatto degli sbagli nella mia vita, e io sono peccatore. E questo è sempre sorprendente, questo è davvero ciò che ci aiuta sempre a rimetterci in cammino e ci insegna anche magari a non giudicare gli altri. Perché che il Signore abbia scelto me è evidente, guardami, ma che abbia scelto anche lui, questo non mi sembra veramente, non ci siamo, Signore, pensaci bene, eh? O no? Insomma, perché io sono io, ma sì, ma guardati, se ha scelto me può scegliere veramente chiunque, c'è posto per te. Davvero, credo che questa consapevolezza, lo dico così, ma è una cosa molto seria, ecco, cioè, ci permette davvero di riconoscere come il Signore che ci conosce, che conosce il nostro cuore, che ci chiama così come siamo, è l'unico capace davvero di rimetterci sempre in cammino e di ridarci fiducia. La chiamata di Pietro contiene anche questo, poi sappiamo dove andare, ma Pietro non lo sa. Pietro è ancora Simone, no? Sta cominciando, appunto, lo dicevo prima, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, è bellissimo. In quel momento, quando Pietro comincia ad aprire gli occhi su se stesso, no? Gettandosi ai piedi di Gesù, Luca ci dice che lui non è più Simone, ma comincia a essere già un po' Simone, Simon Pietro. Grazie Marco, grazie a voi, e speriamo che ci sia posto per tutti nei giorni prossimi. Buonanotte. Buonanotte.